è ancora tempo di finale. Buonasera a tutti dal Ceriaci di Roma. Le squadre anche per questa finale di campionato sono Rangers e Betis Siviglia. Le squadre si sono già affrontate in finale di Coppa, sempre del calcetto, della Centurion League. Questa sera è l'ultimo atto che va a chiudere la stagione invernale. Ecco che le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo ai fianchi del direttore di gara, consueta tenuta blu con pantaloncino bianco per il Ranger, alla sinistra del vostro schermo, alla destra nella maglia di casa a tinte bianco-verdi il Betis, che ha portato a casa la scorsa finale. Vedremo se questa serata il Rangers riuscirà ad invertire la tendenza. È appena iniziata la partita col possesso di palla dei ragazzi in maglia blu, pallone intercettato, attenzione, punta l'avversario, la apertura a destra e poi trova la buona risposta del portiere sul primo palo, primo squillo da parte del Rangers. Vediamo se reagisce subito il Siviglia, sempre out di destra, il pallone viene deviato, sfortunatissimo il Rangers, c'è stata la deviazione del capitano Iallonardo con la palla che termina in fondo al sacco, non poteva più nulla il portiere, imbucata dentro, prova a girarsi Bucci, il tocco all'indietro, poi bella l'imbucata e c'è il gol dell'uno pari. Risponde subito presente il numero 9 del Ranger, che va dunque ad agguantare il pareggio. Bella soprattutto la giocata in verticale filtrante, occhio a Ciccozzi, si fa deviare il tiro sulla respinta, prova il compagno ma la palla rimane un poco sopra, alta sopra la traversa. Betis pericoloso sulla tre quarti, tocco centrale, occhio perché può calciare il numero 6, ancora una deviazione questa volta vincente perché il pallone termina in calcio d'angolo. Ci prova nuovamente il Betis, apertura a sinistra, occhio perché ha tanto spazio e non è abituato a sbagliare questi gol il numero 6 del Betis, che adesso va ad impostare, aprendo a destra, sterzata, pallone giocato in verticale all'interno dell'area di rigore, si fa perdonare l'errore precedente il numero 6, nuovo vantaggio del Betis che trova dunque così il gol del 2-1. Ed inizia questo secondo tempo, partita ancora molto in bilico in questa finale con il Betis che conduce per 2-1 ai danni degli avversari. Possesso palla adesso per il Ranger con Fierro, apertura a destra, si allarga e poi trova il gol, è andato molto bene ad affrontare l'avversario, ha aspettato il momento del cambio di passo di quest'ultimo e poi ha sparato potentissimo il destro, di nuovo pari. Occhio al Betis che prova a combinare al ridosso dell'area di rigore avversaria, torna leggermente indietro, sterzata secca, si fa saltare Iallonardo, anche Fierro, poi il miracolo difensivo con la palla che termina fuori. Offensiva profonda dei ragazzi maglia bianco-verde, dalla distanza non arriva il portiere, la palla che dunque termina in fondo al sacco, ha segnato il numero 10, ha provato a distendersi. Ancora possesso del Betis, triangolo chiuso all'interno dell'area di rigore, mette a sedere anche il portiere, la palla sul palo, clamoroso. Ripartenza del Betis, deve rinculare come si dice la formazione in maglia blu. Occhio dalla distanza, Sibila vicinissima al palo, la conclusione del giocatore del Betis, sempre pericoloso, va a aprire adesso, riceve di nuovo, può calciare forse dal limite, vede con la coda dell'occhio il compagno, si fa parare la prima conclusione ma sulla seconda respinta arriva il numero 6 che riesce a mettere a segno a porta sguarnita, aumenta il divario, raddoppia il risultato del Betis, 4-2. Fierro in avanti, Bucci, spalle alla porta, deve cercare una soluzione per qualche compagno, va invece in personale, trova Fierro sul secondo palo che allunga in spaccata il piede destro trovando il gol che riapre la finale, è il 4-3. C'è stato un disguido tecnico qui, mandato nuovamente a segno per la terza volta il numero 6 del Siviglia. Quindi risultato che torna a più 2 per i ragazzi in maglia verde che provano ancora a combinare. Attenzione, il numero 7 a porta vuota, il numero 10 del Siviglia trova il gol del 6-2, diventa del 6-3, pardon, diventa a questo punto molto molto complicata. E arriva il triplice fischio con qualche schermaglia finale. Il direttore di gara va a mettere fine a questa finale portata a casa anche qui dal Siviglia.